Ragazzi, io direi di non perdere altro tempo e di vedere il video di Surri, di cui sono molto curioso, perché abbiamo fatto tante reaction su Surri, tanto da avere un bottone delle reaction dedicato a lui, con la sua faccia. Però voglio vedere questo video che ha fatto uscire oggi, che si chiama Una giornata con Dario Moccia, quindi io andrei a vederlo. Buongiorno, bella voce. Mi trovo a forte demandi, volevo bloccare la giornata perché, come hai detto dal titolo, la passerò insieme a Dario. Ho scoperto che la città dove sta Dario è più o meno a 40 minuti da qua. Ecco, primo errore secondo me di Surri, cioè dire la giornata la passeremo insieme a Dario. Ed evidentemente, lo scopriremo dopo, dare per scontato che le persone che seguono Surri seguano anche me è stato un errore ed un azzardo. E l'ho capito da alcuni commenti che ho letto sotto al video. Ma ne parliamo dopo. Stamattina mi sono svegliato con una specie di tromba d'aria a forte le mani. La tromba d'aria mi ha svegliato una folata di vento incredibile. No, il bello è che sono una tipologia di commenti che io non avevo mai esperienziato. Cioè, non cagano il cazzo, non rompono i coglioni, ma sono totalmente nuovi, inediti, freschi. Ma ripeto, ne parliamo dopo, a fine video. Io sono a petto nudo, che non è una buona idea. Non è una buona idea. Poi periodo... Ma dove l'hai parcheggiata l'arca? Suo amico stralunatissimo, in condizioni estreme. Attenzione, ora vi metto una clip di una cosa che è successa stamattina qua sul lungomare, che fa troppo ridere. Ma questa cosa vince, cioè, te stai andando in bici, a parte l'idea di uscire in bici con questa stagione è già di per sé molto particolare, però... Sì, fortuna la signora non si è fatta niente, quindi possiamo dire che è divertente e basta. Stiamo andando a fare un giro in spiaggia per capire, per quantificare quanti sono i danni in spiaggia. Guardate forte le mani, guardate il lusso, come si vede che è una spiaggia piena di ricchi, guardate i lettini e soprattutto gli ombrelloni, che non sono ombrelloni ma sono proprio degli stand dove... firmare la petizione di Salvini per rimandarli a casa loro. Peraltro, ragazzi, si vocifera un uccellino mi ha detto che Salvini, ma è una voce, non lo so se è vero, non lo so, una voce si sente nell'aria che Salvini voglia girare per alcuni canali Twitch. Devo stare attento perché qui le denunce partono alla velocità della luce. Diciamo che qua non c'è spazio. Abbiamo il palinsesto bello pieno, bello colmo di contenuti. Non possiamo assolutamente inserire un contenuto di questo tipo. Nel caso qualcuno volesse venire da me, non lo so. Sono solo voci assolutamente infondate. E sai, in questo ambiente c'è chi spettegola, c'è chi dice cazzate, racconta le balle, gonfia un po' le situazioni, quindi non lo sappiamo se è così, eh? Però nel caso qua non c'è posto, abbiamo tutto pieno. Altro che sorrisoni, oggi è cavalloni. Eh sì, il mare oggi... A me, posso dire, piace tantissimo il mare così, tantissimo. Questo è il clima che preferisco sul mare. Un po' mosso con questo tempo che non piove, però colora il cielo di questo grigio molto suggestivo. A me piace tantissimo. E di notte soprattutto, con i falò, da un'atmosfera unica. Di giorno è l'inferno per me in terra. Io a Baratti feci il bagno da ragazzo con la pioggia. È un'esperienza straordinaria. Perché mentre ti tuffi e vai sott'acqua senti ovattato il rumore della pioggia che... batte sulla superficie dell'acqua e poi se guardi in alto con la maschera vedi quest'acqua che si infrange continuamente per le gocce dell'acqua. È una bella esperienza. Ragazzetto, Ariol, avevo 12 anni, ora ne ho 32 quasi, agosto, cioè fra una settimana, quindi sì, da ragazzo. Da quel lato del ponte. Ora si può dire. Arrivato a Pontedera City, la mia domanda è il buon Dario col bolide. Allora, prima di andare avanti presento lo sponsor di oggi, Dario Moccia. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Venuto a prenditi con la macchina da mia, sedimi. Tra l'altro sì, gli ho diciamo riservato un trattamento di favore perché sono arrivato con l'app di Agnese e non con la mia Fiesta, perché insomma sarebbe stato un po' brutto. Allora, dovete sapere che sono venuto qui per vedere le grandi bellezze che ha ad offrire Pontedera. Pontedera è rinomata nel mondo, me ne parlo. Non è la maglietta, non è solo sgualcita, ma quando mi inquadra di schiena
sicuramente sarà scolorita, perché questa di Gengar l'ho messa nella lavatrice con altre maglie, quindi ha preso i colori di altre maglie, quindi da un certo punto in giù è tutta colorata in un'altra maniera. No, no, non era sudore, Olorin, è proprio un altro colore che si è appiccicato alla maglietta. No, non è, non sudo molto io, per fortuna. Prego. Cioè, Bartolini che ci ha attraversato in faccia. Dada, il fenomeno è partito subito a dire che avevi la maglia sudata. No, no, è, ce n'ho tante così, perché butto dentro il lavatrice le cose come vanno. E è pro- ma fa- ragazzi, come fa il sudore ad essere... Cioè, ora lo vedete, è una linea retta, precisissima, e poi sbianca sfumatura. Cioè, che cazzo di sudore è? Il sudore di solito segue la forma della schiena. Cioè, così. È una cascata, perché dopo si guarda. Alla fine decidi di dormire in studio. Eh sì, per forza. Okay, okay, non ho neanche cercato niente. Sì, tanto, nessun problema. E chissà quante cose sono successe su quel letto. Io c'ho un po' paura. No, però no, guarda, ti assicuro, immacolato. È un miracolo che non sia successo nulla, ma non è... A posto, fantastico. Paradossalmente sono successe più cose a casa mia che nello studio, per ora, per ora. Dormirò qui, quindi oggi facciamo il tour della casa. No, aspetta, cosa? Questa roba qua mi ha dato delle vibes all'aggiornamento della camera. Cos'altro? No, dai, che voglio sistemare, cazzo. La stanza del cavo non la mostriamo. Ma siamo nel canale dei ricchi, pieni di sponsor, no. Marchi. No, sì, sì. Ecco, ecco il sudore, dai, famoso. No, no, NFT no, ho smesso. Tutta sbiancata, ma poi si interrompe, non so se avete visto, c'è il bianco, perché capace bocciare un'altra maglietta nel mezzo, si interrompe, colore della maglietta, altro colore, cioè veramente boh. Bravo, anche perché... Allora Dario, mostraci la tua, non è la tua dimora, però sarà la mia dimora per questa notte, quindi... Sì, il tuo, poi ti facciamo vedere anche la stanza. Lo scannatoio. Lo scannatoio. Lui si era ossessionato con quest'idea che io trombi nello studio, ma non ci ho mai trombato manco con Agnese nello studio. Però in mai. Realtà, come ti ho detto, paradossalmente, nello scannatoio ancora non è successo nulla. Vabbè, a malincuore. Vedremo stanotte che succede. Perché con chi altri dovresti trombare? No, nel senso che, se, come si può dire... Non c'è, ci sono rapporti e rapporti, se ci penso. Cos'è? C'è un regalo, aspetta. Cioè, sono in siamo in Toscana, c'è l'olio più buono della terra. Sì, c'è quello pugliese, ma mi sucate la minchia. E mi porta l'olio sul regalo. L'olio di Lorenzo. Ah, l'olio di Lorenzo, come Lorenzo. Il film. Sì, sì. Come il film. Che... Tu hai visto il film, l'olio di Lorenzo? No. Ha vinto come miglior corto d'animazione. No, no, un film live action. Ah, ok, a posto. Non è un film live action. Vabbè, Lupo okay, Alberto. Ora qui abbiamo del Lupo Alberto. Lupo Alberto mi rinvigoriscono le live. Sì. Vabbè, ma avevo spiegato da dove arrivavano. Comunque gliele porta Mike Armase, no? Lupo Alberto, Chupa Chups, tutti i materiali dolciumi, snack. Ha tagliato tutto in maniera pietosa. Il bagno forse l'avevi già visto. Comunque era. No, ma io qua ci sono già stato per far vedere alle. Ma poi si muove continuamente, tagli assurdi, veramente. Non mi frega più un cazzo, assurdi. Io non credo nemmeno abbia il montatore. Sì, perché questa è, diciamo, l'area del Mase che è da sistemare work in progress. Eh sì, qua invece è da 12 anni work in progress. C'è la tua camera da letto che utilizziamo come ulteriore deposito. Sì, 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 come giusto da lì sia. Che ci sono Maga. E qui sto finendo la vetrina con tutti i giocattoli di Toy Story. Mi bello. Devono arrivare nuovi pezzi e poi devo sistemare questi sotto. Insomma, è tutto un work in progress. Sì. Ah, cioè, c'avevo anche i calzini spaiati, può darsi, ragazzi, me li metto, non ho voglia di cercarli uguali e me li metto diversi a volte, metto tutto molto diverso, spesso, diciamo, ma non li metti già via in coppia, ragazzi, io li piglio e li butto nel cassetto così, ma che coppia. Vabbè, qui abbiamo l'angolo interviste? Sì, che poi, vabbè, ce ne abbiamo fatte poche, anche perché la gente non può un po' poser, eh? È un po' da c'è il bicchiere per il whisky con il sigaro, questo sigaro è qui da 8 anni. Come... Ecco, e che... questi, non so se hai notato, vengono direttamente da Dallas. L'unica cosa buona di Pokémon Legend, ovvero il telo dell'edizione limitata che per coprire... Beh, giusto. E creare una specie di tavolino in più. Dissing a Pokémon Legend così en passant, come al solito. Secondo me ci stava qualcos'altro qui, tipo qualcosa d'arco che cadeva sopra il tavolino. Capito, tipo... Sorri, ma te stai in un 50 metri quadri a Milano in scatolato, mi puoi venire a fare lezioni a me di lampadari, di design. Proprio per quello, perché sto a Milano, posso. È tipo una è un patentino. Se vai a Milano improvvisamente e invece sì, design. E invece sì. Vabbè, è impossibile abbozzare, ragazzi. Non... Cioè, uscirei completamente fuori dal personaggio. Se pipi il culo, arriva il doppio, cioè, è impossibile.
Non ci si può fare. Un caos ordinato, però, sì, perché sì, per non un caos organizzato. Tipo, guarda, belli per cavi di cable management. Bello. Qua il rischio incendio è quotato 1. No, c'è stato un rischio allagamento di recente, ma. Stamattina. È proprio l'ultimissimo aggiornamento, l'ultimissima disposizione. Anche se mio mobile dell'Amiibo è la cosa più bella, è veramente bellissimo. Bello. Qui ci sono i fumetti dell'Uomo Ragno che non ho più tirato fuori, ma tanto sono fumetti gradati. Poi ragazzi, mi dispiace che non possiamo mostrare il cavo per questioni di sicurezza, però quasi tutti gli Amiibo. No, sono proprio tutti più 6 Amiibo d'oro esclusivi che si trovano solo in Giappone, quindi ci sono proprio tutti. Bello Mickey Mouse. E basta. Questo l'ho portato l'ho preso a Tokyo. Ecco che qui ci sono gormiti, pupazzetti di gomma. Queste sono tutte le cose che sono in fila per essere mostrate in live. Ok. Quindi sto facendo uno spoiler. Sì, vabbè, sì, ma non importa. Rifallo, quanto lunga? Così, come faceva Marilyn Monroe per vedere se. Ecco qua. Tipo, c'è un taglio assurdo perché non si sa perché sto raccontando questa cosa. Stavo raccontando del nuovo angolo che verrà lì per il format post pub. Vai. Allora, a parte che qua sono le mie giornate sul mio Discord, guardate la gobba, tra l'altro. E, no, le Funko Pop sono del Mase, non sono mie, ragazzi. Da sì, Fabrizione. Si fa il tour anche del ristorante. Vabbè, tocca. Dai, garage, vai. Gli air rape di Barabba. Eccoci, col tramonto. Grazie per il cenare. Salve, ciao qui. Ciao. Grazie Sbosbet. Ciao, piacere, Salvatore. Cristina. Vai, allora stasera si fa un menù degustazione non stellato, stellare. Stellare perché qui stellare. Stella in ce n'è, però... Facciamo un po' di ispirazione asiatica. Un minimo. L'unica cosa asiatica che mi fa introdotto che è la Wagyu, l'ha fatto, okay. È il sake, l'ha fatto perché gliel'ho detto io, l'ho suggerito io. Quello, bisonte, eh? Questo è il bisonte. Ti faccio un consumo allora, di questa carne. Diamo un po' di contesto, va bene? Perché qua inizia a complicarsi tutta la faccenda. Questa maglia qua me la regalò Raiden 1000 anni fa. Infatti, come vedete, Raiden aveva ancora i capelli lunghi. Ovviamente questa maglietta di rara bruttezza l'ho presa e l'ho messa nell'armadio di casa dei miei, che era anche casa mia ai tempi, insieme alle altre magliette, il più nascosta possibile. Mi pa, ogni tanto ruba ancora delle mie magliette, le magliette più brutte che ho depositato e ho lasciato, diciamo, a casa dei miei, perché quelle che mi piacevano di più o quelle che erano almeno decenti le ho portate a casa mia con Agnese. Quindi mi pa va a rufolare, diciamo, nella merda, negli scarti, e ha trovato questa maglietta qua. E se l'è messa. Quella sera, non volendo, aveva proprio la maglietta orrenda dei Player Inside. Non è, cioè, è un mio gusto, ovviamente, no, cioè, proprio schifo. Secondo me, erano altri tempi, dai. Prima la compravamo in America, tutte le caratteristiche, secondo noi, le ritroviamo in questa carne fantastico. Che è fantastica. Bella la maglietta. Tutta la vita di via di Guincio, è figlio prodigo. Io non so niente, non dovevo sapere niente. Tutte le magliette accese sono tue. Buono. E poi appoggiamo. Aspetta, ho visto continuate a scendere. Se andavate avanti dopo Salerno, vi consigliavo io dove andare. Cioè allora, il vostro start è... Ma che taglio è, cazzo? Naturalmente Kobe. Viene servita cruda e viene cotta al tavolo con un braciere che ora montiamo. Di qua invece abbiamo il prosieguo del menù. Qui ci montiamo un risotto e verrà fatto un risotto foglia affumicato al ciliegio. Se di qua invece abbiamo una taglio fiorentina di Wagyu. C'erano altre mezz'ora di spiegazione, però non importa. Purezza. Ma dai, al ristorante fanno sempre queste spiegazioni? Al ristorante, due volte, eh? Sì, comunque sì. Eccolo qua. Così. Praticamente la cottura. La pina! La vediamo subito dalla caramellizzazione intorno alla carne. La reazione di Maillard. Bravo. Siamo nel mestiere qua. Con tutti i soldi che ha speso nel ristorante. Diceva un po', eh? La risata di mio padre è la risata di un personaggio di One Piece. Ok. Buon appetito. Grazie. Buona. Buona città. La cavalleria. Questa salva è la vera fiorentina toscana. È una. Sì, che deve essere alta almeno quante dita. Babbo Moccia lo vedo come capo ammiraglio della marina. Sì, una specie. Più un villain, secondo da me. Da 4. Sì. 4 forse. Grasso giallo, fantastico. Guarda. Madonna.
Che bellezza, portale a Milano, salva. Me le porto a Milano, però non ci stanno in casa queste, Già, ce l'ha detto il discorso. Vabbè, ne comprerò un'altra, che ti devo dire? Vai. Bello. Sul lago. Tutta la vita. Che poi cioè, ha tagliato un sacco di prese per il culo di mio padre, dove gli pigliava per il culo la casa, che era troppo piccola, che andava a mangiare in ristoranti di merda, che andava in tutti i ristoranti più di merda, pur di non venire in via di Quinceri. Gli ha detto tutti i colori, le ha tagliate tutte. Ma questo qui è un risotto foglie, quindi affumicato al ciliegio già. Borda, e due. Ok. Alla base, montato su delle nocciole. Allora, ragazzi, io ho detto, qui siamo veramente alla follia, eh. Io ho detto... uno mi ha detto, sembra un ammiraglio di One Piece. Ho detto, sì, più un villain. E c'è uno che scrive, Vittorio 8, perché quelli della Marina sono buoni? Cioè, vieni a fare Leggi Lord su One Piece per una cosa del genere? Sparite! Dovete sparire! Cristo Dio! No, devo mettermi a dirmi qui a rompere i coglioni, anche se il concetto di buoni e cattivi, i cattivi di One Piece, sa... è un po' diverso perché la dicotomia precisa non esiste, tutto si mescola, i marine possono essere buoni, cattivi. Sparite! Andate a cercare, Dio buono, gli early spoiler per segarvi su delle informazioni scritte su un forum di merda invece che leggere un fumetto. Andate! Oddio, questo capitolo è bellissimo, già lunedì quando esce il capitolo giovedì, questo capitolo è bellissimo perché Oda spiega chi era il personaggio a tavola 6 nel capitolo 180 del volume Cazzi e Mazzi, sarà un capitolo incredibile, anche se sono tutti pressati nelle vignette che non c'entrano più e devono, Dio Madonna, faticare per uscire e capire che connotati hanno, bellissimo perché sappiamo questa informazione, non è più un manga, è una lista della spesa! Ah, scusa, a me One Piece fa cacare, scusa anche alla chat. No, ma Vittorio, stai tranquillo. Mi hai dato il là per fare le mie solite cazzate. Grazie. E ovviamente non, niente di quello che mi ero immaginato era vero, ovviamente. Comunque, sì, starebbe bene nella sciroma di Barba Nera, mio padre, secondo me, come risata, come tutti i gioielli, le cose. Ti piace? Adesso non c'era mai. Ti senti un botto il ciliegio? Questa gliel'ho fatta io. Si sente davvero tanto il ciliegio. Questa è la mia regia un po'. Monitor Vanzina. Sì, sì. Vero buono. Quanto è fan, Suri lo nasconde, ma mamma mia, è proprio lesionato secondo me. Ripeto, non pensavo fosse un ristorante di questo calibro. Cioè, onesto, dai destroy e robe pensavo fosse tipo carne a go-go. Allora Stefano, raccontaci, questo vino che cos'è? Qui si è andato su un Bordeaux, siamo a Saint-Estèphe. Il metro. Saint-Estèphe, ma dov'è? In Francia? Una rotondità. Che ne pensi? Io ero già abbriato, Marcio. Ma non è ancora assaggiato. È buono, fidati. Assaggiamolo. Si sente la rotondità di cui parlava il metro. Questa è l'eleganza francese che però è anche un po' snob. Bravo, quindi cioè, il retrogusto te lo lascia un po' lì, ti dice, ah, però sei italiano, vaffanculo. Sì. Si sente. Quanti ne ho detti? Fammi ricordare. Te lo lascia un po' lì, ti dice, ah, però sei italiano, vaffanculo. Sì. Si sente. Sette. Dovrebbero essere sette. La che bella di questa carne qua è internamente è malazzatissima. Vai, morbidissima, una grande dolcezza. Sette sì, dai, sono... tutta la vita. Boh, sette sono tantini, lo so, parecchi. Grande, grazie mille. La cena è finita. Ah, comunque qua l'ho detto talmente piano che nemmeno io l'ho percepito, ma c'è, qui c'è un Crozzi nascosto, senti. Prezzo il sale grosso. No. Ecco, bravi, eccolo qua. Pizzichino. Ah, eccolo. Io apprezzo il sale grosso. No. Tu vai, pom. Che idiota, veramente. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, oh my god, va bene, miei padri, vabbè, questo è, Darione è sempre un fratello, ma no, dai, Suri a Pontedera, mannaggia, io sono di Pontedera, sentire dire Pontedera da te è una cosa incredibile, lo dico io che sono di Pontedera, ma va, non l'avrei mai detto. In pratica un quarantenne con una mente di un quindicenne. Bel caso umano. Eccomi qua, ragazzi. A parte che non ho 40 anni, quindi non so se vi stavate riferendo a mio padre, però non ha 40 anni, ne ha di più. E io non ho 40 anni, ne ho 30. Quindi no, nemmeno quasi. Non ho quasi 40 anni. Però siccome per i giocattoli, eccetera, probabilmente mi ha dato del quindicenne. Vabbè, non lo so. Comunque... Non hai beccato l'età
sia rotonda per difetto. Ragazzi, non ho problemi a dire che fra la settimana faccio 32 anni, non mi sento vecchio, non mi sento stanco e non mi sento 32 anni. Quando vai di nuovo in Giappone? Vabbè, questa è la domanda che ormai infesta ogni cosa, anche da Surri, da me, da tutti. Ma ricordiamo che c'è stato il signor Franz per primo, come influencer Nintendo. La fortuna per fortuna il signore non si è fatta male, la signora che batte la schiena contro il palo e cadendo sul lato riceve anche tutto il peso sulle cosce della bici. Nani, risate che papelle per il meme Nani del 42. Surri che sale su una macchina abbastanza umile con la borsa Louis Vuitton, ovviamente si scherza, sei un grande, risate che papelle. Wow, anche io per la vacanza sono andata vicino a Forte dei Marmi, non lo fa nessuno, Matteo, è proprio un colpo di scena straordinario. Attenzione, Erdepal scopre qualcosa. Sbaglio, Surri ha delle resistenze sugli occhiali? Sì, per evitare i corticircuiti. No, vabbè, Gormiti assurdo. Veramente assurdo. Come si chiama il ristorante? Via di Guinceri. Notare Surri con la borsa firmata e Dario con la sua umile macchina. Vi ha colpito l'umiltà della macchina, che tra l'altro non è nemmeno mia. Micchia, se avessero visto la fiesta gli sarebbe venuta una sincope. Il video più bello, quando parla suo padre sembra che sta parlando Dario. Bellissimo italiano. Mi raccomando, non cacarli nella doccia anche tu. Il meme di Marco Merino che caga nella doccia, ragazzi, con quattro emoticon col torcicollo. Dario, spero l'hai portata al Fantozio o al Giannini, non so di che cazzo stai parlando. Io innamorato della ragazza seduta al tavolo con loro. Chi è? La moglie di Dario. Beh, GG per Dario. Vedere la mia città in un tuo blog mi scalda il cuore. Nel tuo blog, cioè, ha aperto proprio un sito dove commenta capitoli di One Piece. Tutta la vita via di Guincher, esatto. Massa Caput Mundi, da Suca. Prossimo crossover con Bruno Barbieri. Boh, non so cosa c'entri. Vabbè, per il ristorante. Finalmente abbiamo un room tour dello studio del signor Mocio, ha fatto come si deve. Sto aspettando il commento di Player Inside. Tutta la vita via di Guincher. Ecco, quando Surri ha detto piacere Salvatore, mi ha cringiato un botto. Ma perché dovrebbe cringiarti? Cioè, ma almeno sapete cosa vuol dire la parola cringe? Perché secondo me non lo sapete. Cioè, è il suo nome, si è presentata una persona che non lo conosce. Secondo me non sapete cosa vuol dire. E che doveva dire? Piacere Surri? Tizio qualunque, tra l'altro, non credo sia lui. Probabilmente non mi avrebbe cringiato se diceva piacere Surri. Slurper One, mi fai vedere un attimo. Due video. Easy e Sei Typer, fantastico, e mi rivela YouTube. Mi chiamo Michele Mancini e siamo in un video molto particolare. Vedete qua, Quick Quick, bene, è un gioco. Io ho tanti amici, 303, perché era pinto, ecco, per bene, non è questo che parlo. Io lasciamo perdere, ok. Surri racconta come ha lasciato smerdato tutta la tazza giapponese e della escort che si è fottuta ai gormiti. Questo è un commento veramente divertente. Ma chi era quella patata al tavolo? Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene, quel tasto. Dina chi c'è su YouTube